Ciao ragazzi e benvenuti, sono Le Ferri e oggi scopriamo un grande classico dei giochi di zombie, ovvero Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse, un gioco nato originariamente nel 2005, un gioco che di recente è stato riportato su Windows 10 grazie a un porting appunto riuscito piuttosto bene, sembrerebbe. Il gioco è valutato molto positivamente ed è una sorta di cult nel suo genere, poiché è molto molto stupido. È un gioco in cui andremo ad impersonare uno zombie che avrà lo scopo appunto di infettare la città che onestamente non ricordo il nome, ma comunque lo scopriremo fra poco. Avremo a nostra disposizione svariate armi come gli attacchi corpo a corpo, ovviamente le bombe di vomito, le puzzette anche, insomma è un gioco abbastanza trash, una trashata, ecco. Però nel suo piccolo è uscito molto molto bene. Il gioco purtroppo non era in italiano, se non ricordo male, e di fatto tuttora non lo è, perché possiamo, anzi dobbiamo necessariamente accontentarci. Nonostante ciò, comunque il gioco è ampiamente comprensibile anche da chi non capisce l'inglese. Allora, difficoltà easy. Gli umani sono quasi senza cervello, esattamente come gli zombie. Una passeggiata. Gli umani oppongono una sana resistenza, ma niente che tu non possa contrastare. Per lo zombie discriminato, che vuole un opponente, uno sfidante più impegnativo, insane. Ti farà, no, vorrai desiderare di non essere mai uscito dalla tua tomba. In pratica è molto molto difficile, quindi normale direi. E vediamo un po' come gira nei sistemi moderni, quindi su Windows 10. Sono molto molto curioso perché a suo tempo era un gioco che volevo giocare, ma che per un motivo o per l'altro non sono mai riuscito a fare. Ah, Punch Bowl, ecco. Here in Punch Bowl, experimental science and state-of-the-art technology create a futuristic paradise the likes of which have never been seen. This is a city unlike any other, free of crime, pollution, poverty and other urban blights. Ovviamente vi invito sempre a lasciare un like per il video, a lasciare un commento per farmi sapere cosa ne pensate e seguirmi ovviamente anche su Twitch per vedere questo gioco in live, ovviamente. Vi lascio fra l'altro anche il link per comprarlo in descrizione a prezzo scontato. Quindi, come l'avete avrete già capito, questa città è futuristica. Quindi aspettiamoci di vedere per l'appunto auto volanti, robot e altre cosette molto strane. At the grand opening ceremony this morning, the world's richest man had this to say. Here in Punch Bowl, for the first time in human history, life is what it was meant to be, free of all unpleasantness. Why, someday the entire world will be like Punch Bowl, but for now it stands alone, a beacon of purity and human potential in a world of social upheaval and moral turpitude. Bold words from a bold man. But perhaps the only thing more unlikely than this orphan's rise to fame and fortune is the city he's built, where everyone is invited to drink their fill of the future, and no one has a care in the world. Dai che tocca a noi. Allora, graficamente devo dire che il fatto che abbiano fatto un porting in full HD è molto carino da vedere. Bello colorato, ovviamente. Hanno fatto davvero poco dal punto di vista remaster, però va bene, dai. Stealing is allowed in Punch Bowl. You'll have to give it back. Oilà. If you'd like something to eat, I can show you one of Punch Bowl's many fine dining establishments. Yeah, go eat something else, jerk. Go on, get out of here. E mi sa che tocca a noi adesso, vediamo se c'è una sorta di tutorial, o almeno spero. Allora, X o RT per attaccare. Oops. Sì. Premi Y per mangiare il cervello di Ted. Eh sì, l'ho proprio calmato. Poverino. Oh, silly me. I haven't even introduced myself. I'm a guide bot here to provide any information you might need during your stay in our fair city. Would you like the full tour?
Look around. Ok. Oh, come on. I can tell by the look on your face. You're gonna love Punch Bowl. Follow me. We've got so much to see. Oh my god. I've got a whole data tape filled with 640 kilobytes of fun facts about Punch Bowl. It'll take us a few hours to get through the whole thing. Why don't we just walk around a bit so you can get your bearings? Okay. You get around pretty well for someone with a gaping hole in his stomach. If you like, we can visit Punch Bowl General Hospital and have that looked at. Oh, but there's so much to see first. Come along. Dai, vediamo. Sembra che tu stia abbastanza bene per essere uno con lo stomaco sventrato. Effettivamente. Never a dull moment in Punch Bowl. Let's go have a look. Dai, uccidiamo i poliziotti. Quasi quasi. Good morning, officers. Be quiet, Guidebot. All right, buddy, you're coming with us. But officer, we just started the tour. The tour's over. We don't want a sick bum in an ugly tie walking around on opening day stinking up the place. Nor do we actually want to touch that guy. Ugh. Exactly. So we're just gonna stand here nice and quiet, and you are gonna get in the back of the squad car, and we'll all be happy. Well, I won't be happy. We're waiting. Tap, tap, tap. I guess you don't have any choice. Let's not make this any harder than it needs to be. Mangiamo il cervello da dietro. You're killing me. Orribile cazzo. Hey, stop. Cioè, io lo so che è in senso umoristico, ma fa veramente impressione. Ah, e diventano miei alleati. Giustamente, che figata. E adesso che succede? Freeze! Don't move! You're surrounded! This better not be what some kind it? Of gag. Oh, I see. You've got gas. I'll just head over here for a minute while you, relieve the pressure. Mi sa che ci insegnano All a fare right, le buddy, puffette. You're going downtown. Hey, hands where I can see them. Oh, per mangiare il cervello dei nemici stannati. Bene, dai. Have you thought about changing your diet? You really should. Beh, perché sto qua? Ah, ecco, ok. Che cazzo? Oh, we'll never get anywhere unless you push those fellas out of the way. Walk up behind one of them. Walk up to a zombie? Now give him a gentle shove in the right direction. Wonderful! Now we can continue the tour. Boh, per dirgli dove andare in pratica. Interessante. Dai, Guidebot, vai avanti. Why don't you call your new friends over? First, stand perfectly still and transfix them with your steely gaze. Now purse those lips and whistle. Well done. They're heading right over. Ah, per chiamarli, bene, dai. Per chiamare il nostro esercito di non morti. Interessante. Now we still have a lot to see, and I don't want you collapsing of exhaustion before the tour ends. So if you feel tired or winded or in agonizing pain because someone just ran up and slugged you for no reason. Che cazzo? Ah, il tutorial sulla guarigione, presumo. Then feel free to take a few seconds to relax and recuperate. You'll feel much better after a few deep breaths. Alright? Excellent! I'll be over by the gate when you're ready to tour the green. Ah, rimanendo fermo recupero vita. Va bene, dai, ok, utile sapersi. Questo gioco è fuori di testa, Fuori di testa letteralmente, detto che appunto parliamo di cervelli, di teste mangiate. Bene, dai. E adesso? Be safe, have fun, eat brains. Mi sa che qua ragazzi inizia veramente il gioco, sapete? O almeno credo. Oh my god, it's a zombie! Let this be a dream! Ok. Ehi, 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 ciccio pasticcio. No, ho sbagliato, non volevo fare questo. Buono, buono, buono. Perfetto. Più o meno. Buono, 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 buono. Ehi, 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 ehi. Chi è? Stop choking me! There's one of those undead beasts.
Tutti contro di lui, tutti contro di lui, tutti contro di lui. Ma quindi qual è lo scopo di questo gioco, ragazzi? Girare per la città e... mangiare tutti? Semplicemente? Che è particolare, direi, come... come trama. Oh, cazzo! Mamma mia! Vabbè. To shock zombies. Andate di là, vai. Vai, 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 vai. Bella che si vedono anche qui per i proiettili sui nemici. No, volevo prendere questo io. Così. No! Ma cosa fa? Questo! Ma porca miseria, bravi! Perfetto! Ma, boh, venite di qua, dai! Vediamo! Eppure... saving done! E adesso? Ah, era il tutorial questo allora! Questo era ancora il tutorial, credo! Silenzio assoluto? Sarà perché c'è la musica bassa, ragazzi, perché era... particolarmente alta prima, vabbè. Allora, monorail. Allora, sapete cosa? Mi sa che è a livelli, in pratica. Mi sa che è a livelli, sto coso. Sì, ma che cazzo? Ma non mi aiuta nessuno. Dai, cazzo. Dai, eh. Wow, 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 wow. Need to make a quick getaway? The punchball monorail is the best way to get around the city. Eppure non ho mica ucciso l'ultimo poliziotto. Me l'ha skippata lo stesso, vabbè. Vediamo dove ci portano. Se starnutisco non vi preoccupate, sapete? È tutto normale. Anyone else out of bullets? Yep. Aia. Tutti senza proiettili. Mi spiace, ma faranno una brutta fine. Please keep clear of the track. Welcome to the Fertile Crescent biome, where the grass is always greener. Today at the world's most advanced greenhouse, meet me, Maggie Monday. Sei innamorato di Maggie Monday? Beh, effettivamente sembra una bella donna. Yes, Sonny. Sure you don't need anything? A cold drink? No. Cigarette? No. Foot massage? Oh, I'm... what? Nothing. Never mind. You're a nice man, Mr. Skegness, but don't you have better things to do than make passes at your employer's mother? I'm just doing my job, Miss Monday. Andrew asked me to look after you, and I'm going to make sure nothing unseemly happens on this wonderful, Sonny. Fabulous, Sonny. Huge. Eyes up here. Day. Whoops. Mi dispiace uccidere... Monday Sunny, no? Com'è che si chiama? Vabbè, avete capito lei. Miss Monday. Miss Monday. This doesn't look like a safe place for you. Perhaps we can go back to my place. Nice try, Mr. Skegness! Forza, zombastro. Corri lì dietro. That's weird. Entra nei veicoli con Y. What the fuck? Oh cazzo, cosa sto vedendo, ragazzi? Ma fra l'altro è... il gameplay è fluidissimo, è quello il bello di sto gioco. È veramente fatto bene. Sì, ma cosa sarebbe sto veicolo qua che non ho capito? The Sodo Mobile. Boh. Incredibile. Un gioco così stupido era da molto tempo che non lo vedevo, onestamente. Ci sta, ci sta. Ok.
Y per uscire. Va bene, quindi? Ah, to enter the passenger. Ok. Beh. Ah no, passeggero, dai. Devo guidarla io, There's one of those handsome putts. Wow, buoni, Mi spacco in due, cazzo. Boom. Ok. Ma è perché mi sono sparato ai piedi per caso? Vediamo. Sì, credo proprio di sì. Credo sia proprio quello il senso. Va bene. Tu. Dai, diventa uno zombie infame. Vediamo. Grandissimo. Ok, ma adesso cosa devo fare? Che brutta fine. Ok. Non capisco quale sia il senso di questo livello. Forse uccidere tutti, boh. O forse semplicemente andare di qua, vediamo. Parcheggiamo questo e prendiamo questo, vediamo. Forse entrare qua, non lo so. Sì, credo sia giusto. Forse qui c'è Miss Monday. Per favore, non alla gola. Vabbè. Boh, ragazzi, boh. Ecco. E qua sopra cosa abbiamo? Per operare i controlli. Va bene così, dai. Non facciamoci troppe domande. Oh, là. Sto qua ha perso la testa. Grande. Ok. Porca miseria. Ben ti sta. Everything's broken. Qualcuno mi aiuti? That's short of the circuit. Oh cazzo. Sono morto malamente, ragazzi. Va bene, devo dire che bene o male, il gioco l'abbiamo inquadrato, è stupido, questo è abbastanza palese, sembrerebbe essere divertente, ha ovviamente i suoi anni, per cui sicuramente avrà i suoi limiti, però è un buon passatempo anche per quello che costa. Detto questo, direi che potete tranquillamente farmi sapere cosa ne pensate, grazie e alla prossima.